Ma dove sono le sigle di una volta? No. Scusate. Dove sono le sigle di una volta? Stanno aspettando. No. Aspettano Fabio, che cazzo. Ah, scrivi anche quelle del lunedì e il martedì, per favore. Va bene. Grazie. Ogni giorno ti ascolto, poi non mi serve molto per sentirmi già meglio. Non sento le voci. È come la prima volta mi hai sconvolto la vita in quella macchina al semaforo. E so che mi perderò in questa fantasia. La voglia matta di viaggiare e di andare via. Dai con ste mani, dai, dai. Ma se ti ascolto già so che mi fermerò, perché sai già cosa. Noi siamo lo zoo, ma fuori però. Quando ridi con noi, sempre nei giorni tuoi. Com'è bello sognare, volare se vuoi. Noi siamo lo zoo, noi siamo lo zoo, noi siamo lo zoo, noi siamo lo zoo, noi siamo lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia. Buongiorno! Buongiorno Italia, buongiorno! Siamo tornati, è giovedì, buongiorno a tutti! Il tamburello no, il tamburello Il tamburello no, è figo, dai, invece, no, cosa no, vuoi capire? Senti che no, senti che no, aspetta. Noi siamo lo Zoo! Sembri gemelle holograms. Cazzo, sei Ivano Fossati. No, vi devo raccontare questo, vi devo raccontare questa è meravigliosa e non è americana. Non preparatevi a precipizio la Bevaria, perché purtroppo è tutto vero. Allora, voi sapete che noi dello zoo purtroppo subiamo costantemente querele, denunce, sì, robe varie. Sì. Bene, tra le 400 e passa che abbiamo sulla schiena, ne è arrivata un'altra, cioè una causa in corso da un po' di tempo. Sì, è una causa più che riguarda le robe che riguardano te, Paolo, più o meno, diciamo. No, non c'entri tu, anche tu hai delle cause simili in corso. Ah, okay, no? Sì, allora, sì, essendo molto lontano, mi arriva la notizia che c'è questa querela, e siccome il mio avvocato, quello che ho nominato come difensore, è difficile da reperire, cioè ogni volta che lo cerchi non risponde al telefono. Beh, non è stata una buona idea prendere uno dell'ISIS come avvocato. Lo so, hai ragione. È troppo impegnato con le teste. Sì. Allora, siccome sono molto lontano, ho chiesto a una mia amica avvocato se poteva cortesemente andare in tribunale a fare le copie dei fascicoli per vedere di che cazzo si trattava e come potevo risolverla, no? Certo. Quindi lei carinamente mi fa questo piacere, manda la sua segretaria, che non è neanche laureata, sì, con una procura per poter fare le fotocopie del faldone e poi spedirmelo via mail. Sì. Io non so chi in tribunale ha pensato bene di sostituire il mio avvocato laureato, sì, con la segretaria. Cioè, quando il mio avvocato si è presentato in tribunale per la causa, risultava che la segretaria della mia amica avvocatessa era il mio avvocato di... Ma io dico, ma ce l'avrete un computer per verificare che questa persona non è iscritta all'albo? Cioè, il mio avvocato difensore è una segretaria non laureata. Ma la vera domanda, Marco, è come faranno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati? È quella la domanda fondamentale. Quello è un quesito importante. Ma io dico, ma un minimo, no? Ma infatti non si è neanche presentata. Mi diceva, il mio avvocato in tribunale con la persona che mi denunciava. Sì. Lì seduti e il giudice dice, ma a me risulta che lei non è più avvocato. Come no? No, è questa persona qua. Poi alla fine, allora, sostituito il giudice con una maestra d'asilo. Temporeggiare. Scusa Paolo, mi passi un attimo quel jack, per favore. Aspetta, vuoi prendere una sorsata? No, perché sto costruendo un castello di carte e non me ne frega un cazzo, mi manca un po' l'ultima. No, questo è un problema grave, Marco, perché tanto comunque la causa la perdevi, però almeno la perdevi bene. La perdevi con stile. Giusto. Vabbè, preferite parlare invece di altre cose meravigliose, perché ogni giorno Renzi se ne esce con una bellissima. E intanto invece il mondo va avanti al contrario. Per esempio, allora, sì, aspetta, tangenti per appalti ANAS, 10 arresti, anche lì. Poi c'è assenteismo, 35 arresti al comune di Sanremo. Scusa, no Marco, però bisogna dire una cosa di scolpa della gente che lavora in comune a Sanremo. Sì, allora, a Sanremo c'è il microclima.
sì, la chiamano sì. la petite Afrique. Non, non ti viene voglia di andare a lavorare, no. ma soprattutto in comune, scusa. Ho capito. Ma vedi una bella giornata. Io capisco se tu sei di Sondrio. A Sondrio ci sono 3 minuti di sole all'anno. Che cazzo fai? Vai a lavorare. Ma non è vero. Ma scusa, cosa fai a Sondrio? Esci di casa. Porca troia, che brutto. Rientri dentro. Ho capito, ma fatti furbo, scusa. Fatti furbo, cazzo. Questi non andavano proprio in ufficio. Cioè, almeno esci quell'oretta, fai finta di andare a pranzo, la pausa, non so, per andare a prendere il figlio all'ospedale. Inventati qualcosa. Questi non si presentavano proprio. Guarda, cioè, che non è così facile trovare posto per la barca. Bravo, fai prima direttamente ad andartene all'arco. E comunque, caro amico Sampdoriano, sì. c'è un'altra notizia che ti riguarda. Ferrero, allora. L'ha beccato! Ha beccato Ferrero! Ma che no, cosa no. c'è? No, perché no, no. Manca poco. Il nostro presidente Ferrero, il Viperetta, cioè è una persona che si sa che ha dei conti in sospeso con la giustizia. Aia. E tutti stiamo aspettando che lo becchino e lo buttino dentro e che la favola questa, finisca. Questa è un'altra cosa. Tu sai che c'è una grossa rivalità tra Sampdoriani e Genoani. Sì, no, beh, certo, no, cioè, voglio dire, tu sei Sampdoriano, forza Genova tutta la vita. Merdi! Vedi? Allora, cosa è successo? Purtroppo, sai, finché si tratta di, non so, tifosi al bar che si insultano, si fanno scherzi, ma uno che dovrebbe tutelare la legge, rappresentare la legge come un vigile, non può punire i genoani solo perché lui è sampdoriano, perché è un'ingiustizia. Il furbone però che cosa ha fatto? Per vantarsi con gli amici di aver fatto 74 multe, ovviamente ai cugini che sarebbero appunto i genoani, esatto, cosa ha fatto il signorino? L'ha pubblicato su Facebook, no, tutto orgoglioso. Ragazzi, ha scritto: ho colpito 74 cugini e gli spacchiamo il culo. Quindi, cioè, è venuto fuori un po' un putiferio. Serio, diciamo. Io voglio sapere dove li ha trovati 74 genuani. Pensavo ce ne fossero meno di 40. Io che ne fossero rimasti una cinquantina. Secondo me se l'è bossata. Non si può, dai. Cioè, come non si può? Abusare. Ma il genuano devi multarla. Ma basta! Ma no! Allora, cari amici genuani, cari amici genuani, io sono con voi. Quindi, se oggi, se volete, usate la nostra applicazione che vi consente di andare in diretta in tempo reale. Sì. Quindi, scaricate l'applicazione Lo Zoo di 105. App, oppure aggiornatela se avete la versione vecchia, c'è un bottoncione con un microfonone, registrate il vostro messaggio e in tempo reale potete insultare il comunista di merda Sampdoriano. Allora ascolta, il genuano sai cos'è? Si confonde, perché vede il cartello quello lì col divieto di sosta che è rosso-blu e dice, ma lì guarda, è un posto riservato ai genuani, e parcheggio, capito? Ma non è la colpa è sua che non sai i cartelli. Ma guarda che siamo noi italiani siamo una, cioè litighiamo tra il paesi calcio. Addirittura poi per il calcio. Dai, ma per il calcio. Io sto con vincere tutta la vita. Vai a fare, guarda che sei una merda. No, vedi. Scherzo, io scherzo. Che poi si arrabbia nei genuani. Insultate il merda comunista sampdoriano, per favore. O per una cosa o per l'altra. Tutte e due. E anche perché ti vesti di merda, per favore. Grazie. E anche perché c'hai il diario e scrivi sul diario. Bravo. Sì, e tra l'altro sul suo diario scrive solo Genova merda, Genova merda, Genova merda. Vergogna. Sì, però con la penna di Enzo Miccio. Elegante. Dai, ci colleghiamo con caro diario.